Mayday, mayday, mayday. Shamrock 1-2 Golf. Ci troviamo insieme a Roberto Indiano, Zombie Experience. Parlaci un po' di questa avventura che ci aspetta. Zombie Experience è un formato nuovo, un format, un live action game unico in Italia, dove umani verranno messi alla prova, è un vero e proprio survivor, quindi verranno messi alla prova. Come succede in Walking Dead, la terra infestata dagli zombie, si troveranno in un campo base e dovranno riuscire a sopravvivere con quello che sono gli elementi fondamentali della sopravvivenza: cercare l'acqua, cercare armi per difendersi, cercare cibo. E ci saranno una serie di missioni, ci saranno ovviamente tante difficoltà, ci sarà un gruppo di sopravvissuti che dovrà coesistere insieme, come succede in Walking Dead, e tante sorprese. E soprattutto ci saranno gli zombie che faranno da padroni. Allora, noi faremo gli infiltrati questa notte. E si parla di una, la sessione che facciamo noi è notturna, quindi durerà la bellezza di 12 ore. Approssimativamente sì, dalle 10 di sera alle 10 del mattino, e ovviamente essendo la notturna sarà tutto più allungato e soprattutto ci saranno anche dei momenti dedicati al riposo, 12 ore di continuo sarebbe inumano, e in quei momenti di riposo ci auguriamo possa crescere psicologicamente anche un certo rapporto fra i vari sopravvissuti. Questo è il Gate 101 di Chivasso, la location che ospita la prima Zombie Experience d'Italia. Ci sono pochissime date ancora disponibili verso la fine di giugno per quanto riguarda le notturne, qualche data ancora in diurna per i sopravvissuti, buona disponibilità ancora per gli zombie. Si può visitare il nostro sito www.zombieexperience.it e vedere ancora tutte le disponibilità delle varie date, e per acquistare il biglietto su ticketone.it. L'area è spettrale di suo già. Quanti mila metri quadri sono? Sono 130.000 metri quadri di terreno recinto. Allora, attiviamo la modalità Zombie Experience. Adesso siamo in visione notturna, infatti noi passeremo praticamente tutta la notte insieme ai nostri, tra virgolette, caposquadra, e no, quelli che sono veramente caposquadra. Veramente caposquadra. E poi ci addentreremo. Saremo in compagnia di Marines americani, altri sopravvissuti che come noi sono stati chiamati per essere protetti e difesi, ma in realtà dovremmo tutti quanti dare una mano perché questo campo base rimanga in piedi. Tu hai già provato l'experience? Avete fatto dei test? Io ho provato un experience in Inghilterra e da lì mi sono innamorato e ho deciso di portarla anche in Italia. Ma l'idea di portarla qua e di scegliere questa location è cosa è nata? Allora, l'idea è nata, io sono anche un appassionato di Walking Dead, e come tanti mi sono chiesto, mentre guardavo la serie televisiva, succedesse veramente, come mi comporterei, come reagirei, come me la caverei, e perché no realizzare un qualcosa che possa verosimilmente farci calare nella parte. Mi sono informato e mi sono reso conto che questa idea in realtà era stata già realizzata in diverse parti del mondo. La più vicina ovviamente a noi è l'Inghilterra. Sono volato in Inghilterra subito per provarla, per testarla, mi sono divertito tantissimo e siccome ho la fortuna di avere una società di produzione eventi e spettacoli, ho deciso di acquisire i diritti e portarla in Italia. Adesso andiamo a conoscere i nostri Marines, quelli che ci scorteranno all'interno dell'area infestata, come si chiama? Teoricamente no, teoricamente questa è un'area protetta, ed allora è l'unica. Prima vedremo l'area protetta. Dove siamo noi adesso potrebbe essere infestato. Che siamo all'esterno. Bene. Siamo all'esterno. Dentro dovrebbe essere protetto. No. Mayday,